Per la prima volta a Vescovato è il Comune a convocare una conferenza dei servizi, ovvero l'incontro fra l'azienda privata che propone un progetto, in questo caso l'attività estrattiva di gas richiesta da Padana Energia e oltre al Comune, il Ministero, la Provincia, l'ARPA, l'ASL, in breve tutti i soggetti coinvolti secondo le rispettive competenze. Sinora queste riunioni, riguardanti argomenti ambientali di interesse generale, poiché si tratta non solo di emissioni ma anche eventualmente di rischio sismico, pericolo di esplosioni e altro ancora, si sono svolte a porte chiuse. Vescovato ha inaugurato una tendenza nuova. Ci si confronta, ma a porte aperte, in modo che ogni cittadino possa ascoltare il dibattito fra il privato, le istituzioni e, come in questo caso, le associazioni. Erano presenti il privato e il Ministero per lo Sviluppo Economico con un rappresentante dell'UNMIG, ovvero l'Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi Geotermia. Non era emerso durante la conferenza dei servizi, svoltasi in amministrazione provinciale, che il pozzo di gas si trova in un sito contaminato di arsenico e piombo e oltretutto all'interno della fascia di rispetto dell'autostrada Cremona-Mantova. Per questo il sindaco Maria Grazia Bonfante critica ARPA, ASL e Provincia per la loro assenza. Il Comune si fa carico di diffondere informazioni e sviluppare un confronto tempestivo. Alcuni soggetti pubblici, invece, non vogliono creare un precedente, come hanno chiarito. Questo pozzo di gas della 25 si colloca nella fascia di rispetto del tracciato della Cremona-Mantova. Il secondo aspetto importante è che il pozzo di gas si trova in un sito che è stato definito contaminato di piombo e arsenico, tale che la Regione ha già previsto un piano di bonifica rimandato a quando sarà lo smantellamento del pozzo di gas. Contaminazione di arsenico e piombo proprio dovuto alle trivellazioni che sono state appunto condotte per il pozzo attivo fino al 2009. Il fatto che la concessione di coltivazione di idrocarburi risultava scaduta nel 2012, perché dal sito consultabile non c'era un'ulteriore nota. Stamattina abbiamo preso direttamente dal rappresentante del UNMIG che è in fase di istruttoria il rinnovo della concessione.